Buongiorno, ciao a tutti ragazzi, come state? Ben ritrovati in questo nuovo video. Vi chiedo scusa se ieri non ci siamo visti, ma è stata una 2 giorni importante, tra viaggio a Roma e rientro da viaggio a Roma, tra partita di Lazio-Atalanta e partita della YouTuber League tra Lazio e Juventus. Giovedì uscirà il video sul canale YouTube di Fede Marconi e quindi ci vediamo lì anche per commentare insieme alla YouTuber League che è ricominciata. Quindi ieri sono arrivato a casa a degli orari un po' improponibili per via degli orari, anche delle ore piccole che avevo fatto in questi giorni per organizzare il viaggio. Non ho avuto modo di mettermi qui e registrare un contenuto e poi vi dico la verità, non c'era nemmeno niente da dire, anche se già ieri volevo portarvi questo contenuto che è una sorta di riepilogo, è una sorta di analisi di quello che è stato fino adesso il percorso della Juventus all'interno di questa Serie A. Oggi è una giornata importante perché è il 10 di ottobre, il che significa che questa sera la Juventus andrà a festeggiare i 100 anni della presidenza, della gestione degli Agnelli da parte della famiglia Agnelli, della società Juventus. Ci sarà questo evento al Palpitour. Mi sarebbe piaciuto partecipare, ma ripeto, avevo già abbastanza incastri temporali in questi giorni senza dover essere perennemente in giro per l'Italia. Secondo me ci saranno delle dichiarazioni da commentare domani, perché ovviamente ci saranno delle interviste a dei protagonisti, a delle persone che sono state importanti per la Juventus e che magari potrebbero essere nuovamente importanti per la Juventus in futuro. E andiamo un po' anche ad ascoltare tutto quello che accadrà. Tra l'altro ci sono delle parole di Elkan da commentare, ma aspetto a farlo proprio perché secondo me domani potremo avere più materiale di cui discutere tutti insieme. Vi dicevo, oggi voglio fare una sorta di bilancino perché è difficile tanto farlo adesso, non abbiamo ancora affrontato tutte le squadre della Serie A e quindi il bilancio vero e proprio si potrà fare soltanto nel 2024, perché se ben ricordo la 18ª giornata di Serie A sarà l'ultima per dicembre, si giocherà mi pare il 23 di dicembre, una roba del genere, e quindi poi andremo a concludere il 2023 con ancora una partita da giocare per finire il girone d'andata di Serie A. Però ovviamente non possiamo parlare soltanto a girone concluso d'andato o a girone finale, perché sarebbe ovviamente impossibile, no? È ovvio che tutti vogliono fare delle chiacchiere per quanto riguarda il calcio. È bello anche così, secondo me, il confronto, il dialogo. Secondo me, il momento migliore per fare un primo bilancio preliminare di questo tipo intorno alle 10 giornate di campionato, o comunque dopo aver giocato 10 partite, oggi siamo a 8, quindi cerchiamo di fare questa cosa qui. Parto dai punti positivi, e cioè che la Juventus è in un'ottima posizione di classifica, perché la Juventus in questo momento è terza in campionato a pari meriti, a pari punti, con la Fiorentina sempre a 17, e a 2 punti dall'Inter al secondo posto e a 4 punti dal Milan al primo posto. E appunto la prossima partita di campionato si giocherà proprio contro il Milan, che avrà due assenze pesanti come quella di Maignan e di Theo Hernandez. Quindi sicuramente la Juventus in questo momento deve ragionare con ottimismo alla partita contro il Milan, proprio perché al Milan mancano due perni importanti della retroguardia e noi dobbiamo fare di necessità virtù, perché tante volte succede anche a noi, no? Di ritrovarci senza due giocatori importanti. È successo in occasione dell'ultimo derby di Torino, mancavano Chiesa e Vlahovic, eppure la Juventus è riuscita a portare a casa il risultato nonostante le assenze dei giocatori. Quindi bisogna cercare di sfruttarla questa cosa. È ovvio che sulla carta io preferirei sempre giocare contro il miglior Milan possibile, però da tifoso non posso fare altro che dirvi che tiro ovviamente un piccolo sospiro di sollievo, perché Maignan credo che sia uno dei portieri più importanti della Serie A e perché Theo credo che sia uno dei laterali più importanti d'Europa. Quindi sicuramente avere come avversari questi due giocatori e non averli è un piccolo vantaggio per la Juve, il che significa, non significa che si è già vinta la partita di partenza. La classifica è un po' particolare? Sì e no, perché l'unica cosa che mi stona un pochettino è il Napoli lì. Per il resto, bene o male, e le romane, d'accordo, sì, le romane che non mi sembrano esattamente nella loro posizione ideale, però è il Napoli quello che mi dà più noia in generale in quella posizione, se devo fare riferimento a quella che era un po' la mia prediction
di quest'estate. Io vi dicevo, per me l'Inter è la squadra più forte, ma alla fine il campionato lo vincerà il Milan, che in questo momento è primo in classifica, dopo una partita sofferta comunque come quella di Genova. Io ne parlavo anche su Twitter l'altro giorno, per me il gol del Milan non è da convalidare, per me il gol del Milan avviene dopo un tocco di braccio da parte di Pulisic, quindi per me l'1-0 era da annullare. Poi è successo tutto quello che è successo nel finale, è stata una partita veramente incredibile, però anche le altre squadre stanno facendo fatica e si trovano nella condizione di avere determinate partite come fa fatica. Io il Milan, ribadisco, siccome il Milan ha tanto potenziale, tantissimo potenziale, ma non ho ancora visto il Milan migliore. Non ho ancora visto il Milan giocare alla migliore delle sue potenzialità, perché Milan ha veramente, secondo me, una squadra che può fare decisamente di più. In questo momento è carriato dalle giocate di Leao e dalla freddezza di Pulisic, perché Pulisic si è veramente confermato il giocatore che avevamo visto a Dortmund, meno quello che avevamo visto a Londra, al Chelsea. Un giocatore importante, un giocatore che in Serie A fa la differenza. E quindi il Milan ha delle individualità molto importanti. Il Milan in questo momento vive di sprazzi e di gesti tecnici. Servirebbe probabilmente un po' più di gestione da parte di Pioli, perché Pioli per me è stato bravissimo a vincere quello scudetto 2 anni fa, in un momento in cui il Milan non aveva assolutamente la rosa per competere. E forse in questo momento, nonostante il primo posto, credo che il Milan non abbia ancora creato quel modo, quell'ambiente anche per riuscire ad esprimere tutto quello che può fare. Milan, secondo me, può fare veramente una bella stagione, e intanto è primo. Tanto è primo, conta poco e niente, perché, ripeto, siamo all'ottava giornata di campionato e la prossima è già uno scontro diretto. Noi col Milan, se non sbaglio, non abbiamo mai vinto dal ritorno di Allegri, perché l'ultima vittoria contro il Milan che mi ricordo è l'andata a San Siro con Pirlo. Può essere, dove c'è il gol di Chiesa sul tacco di Dybala, quella roba lì dove non c'era Cuadrado, mi pare che sia stata l'ultima, perché poi con Pirlo al ritorno perdiamo, mi pare 3-0 in casa, gol di Tomori e una partitaccia. L'anno scorso a San Siro non abbiamo vinto, allo Stadium c'è stato un 1-1 con un gol di Morata, quindi Milan... non l'anno scorso ma quello prima, Milan, una squadra che mi pare che non siamo ancora riusciti a battere, quindi sarebbe veramente il momento ideale per ribaltare un po' questo pronostico, ecco, diciamo così, per ribaltare un po' questo pronostico. L'Inter è una squadra, secondo me, che non si deve e non si può sottovalutare, perché è la squadra con la rosa più lunga, secondo me la rosa più qualitativa, e se è lì è un bel vantaggio per la Juve, perché significa che l'Inter non è ancora partita al 100%. Io credo che i 17 punti per la Juve tutto sommato siano giusti, credo che il tifoso della Juventus oggi debba essere contento per il rendimento della squadra, per quelli che sono i punti conquistati in queste prime 8 giornate di campionato, e c'è da fare attenzione alla Fiorentina. Sapete bene che io sono un grande fan del lavoro di Vincenzo Italiano, e anche quest'anno secondo me si sta confermando uno degli allenatori, se non l'allenatore emergente più bravo che allena in Serie A ad oggi. Sul Napoli avevo dei dubbi a inizio anno, e quei dubbi mi sono confermati, perché il lavoro di Garcia secondo me non è un buon lavoro. Infatti ieri si parlava di riflessioni in casa Napoli per cercare di capire se andare avanti o meno con questo allenatore. Ora sembra che si andrà avanti insieme, ma con un occhio di riguardo alle prossime prestazioni. Io credo che Garcia abbia approcciato veramente male questa avventura al Napoli, che non abbia ancora capito che tipo di squadra ha a disposizione. E questa è un po' l'analisi, secondo me, delle prime 5. Poi vabbè, c'è l'Atalanta, il Monza, il Frosinone, il Lecce, sono squadre che secondo me in questo momento vanno un po' dopo, anche la stessa Atalanta secondo me va un po' dopo, non l'ho vista bene nemmeno l'altro giorno a Roma con la Lazio, anche se poi a un certo punto si è accesa, però vedo ancora squadre che vivono di fiammate, cioè ci sono delle squadre che non riescono a gestire la partita. Quella che secondo me era più brava nella gestione della partita quest'anno era l'Inter, e anche l'altro giorno col Bologna ho visto che è implosa proprio dal punto di vista mentale. Quindi non vedo in questo momento una squadra schiacciasassi, non c'è nessun tipo di squadra immune da delle piccole correzioni che devono essere attuate, e questo è un punto super positivo per la Juventus, super positivo, perché noi dobbiamo prendere questa cosa qui e unirla al fatto che giochiamo soltanto una partita a settimana e creare il nostro vantaggio su questa roba. Cioè questa deve essere veramente il nostro vantaggio, deve essere il nostro traino
La Juventus, per fare una buona stagione, deve sfruttare ovviamente questi due punti. Io l'altro giorno facevo il video post derby di Torino e l'unica richiesta che mi sentivo di fare all'allenatore era la seguente, cioè di far tirar fuori alla squadra almeno l'orgoglio, almeno la cattiveria, almeno l'atteggiamento. Poi dal punto di vista tattico, secondo me siamo indietro, molto molto più indietro di tutte le altre. Siamo più indietro del Milan, siamo più indietro dell'Inter, siamo più indietro della Fiorentina, secondo me, che sono le quattro, no? Le prime quattro, quelle che in questo momento potrebbero andare in Champions League. A livello di rosa siamo più indietro rispetto all'Inter, siamo più avanti rispetto alla Fiorentina. Col Milan, Milan dipende come lo guardi, perché secondo me se guardi il Milan di oggi, prendendo i valori individuali di oggi, te la giochi perlomeno. Poi il Milan probabilmente è un pelo più avanti. Se devo guardare il Milan in prospettiva, ribadisco, il Milan per me è un potenziale inespresso molto molto alto e secondo me è destinato a superare anche l'Inter nei prossimi anni con il valore tecnico a disposizione della rosa del Milan. Ma queste sono considerazioni che vedremo soltanto nel futuro. Quindi noi dobbiamo sfruttare queste robe qui. Prima vi dicevo, il tifoso della Juve oggi deve essere molto contento per il rendimento e per i risultati raggiunti in queste prime otto di campionato, ed è assolutamente una verità per me. Credo però che sia anche giusto sottolineare come se le altre e tutte le altre, bene o male, non trovo nessuna squadra se non il Milan, che ha fatto quella dormita clamorosa, possiamo chiamarla così, nel derby, dove ha preso una bella scoppola, però poi tutte le altre partite bene o male è rimasto attento. Quella di Genova è stata una partita un po' così, un po' complicata per il Milan, ne abbiamo già parlato, però il Milan forse è la squadra che più di tutte sta riuscendo a mantenere elevata, no? Questa concentrazione. La Juve, un conto sono i risultati che sono arrivati, un conto è l'approccio e l'atteggiamento di cui parlavamo anche prima. Quindi la mia paura è sempre questa, anche perché do un'occhiata al calendario e le prossime partite sono complicate, perché oltre al Milan poi abbiamo, va bene, il Verona, che è una squadra tosta da affrontare, forse anche noiosa da affrontare, perché il Verona è una squadra noiosa, ma nelle prossime tre abbiamo Milan e Fiorentina. Cioè, quindi andiamo ad affrontare comunque squadre che sono lì. Le prossime tre giornate di campionato, ragazzi, arriveremo al 5 di novembre, che è il giorno della gara con la Fiorentina a Firenze, che avremo un attimino chiaro, no? Quello che sarà l'equilibrio del campionato, perché come vi dicevo prima è inutile guardare la classifica all'ottava giornata se possono soltanto trarre delle indicazioni parziali, ed è ovvio che quei risultati lì andranno poi a modificare anche quello che è il sentimento, che è la sensazione. Quindi era importantissimo vincere il derby di Torino, nonostante secondo me non una prestazione meravigliosa, perché non c'è stata, ma è stata una prova di forza mentale quella della Juve, perché era un momento difficile, era un momento in cui mancavano i due attaccanti, si è portato a casa un derby, il Toro non ha fatto una gran partita, però la Juventus con i pochi mezzi che aveva a disposizione, perché c'è una carenza tattica, se l'è portata a casa, con i suoi punti forti che sono i calci d'angolo, i calci piazzati, ma soprattutto con un atteggiamento giusto, secondo me, nel finale di partita. Quell'atteggiamento che vorrei vedere di base in ogni match per dare davvero il filo da torcere agli avversari. Perché se la Juve scende in campo con l'atteggiamento che abbiamo visto dopo il 2-0 nel derby, c'è davvero la possibilità di mettere difficoltà a tutti, di far male a tutti, proprio perché in questo momento non c'è ancora una squadra in grado di fare, non so, di ammazzare il campionato o di ergersi sopra tutte le altre. E poi dopo la Fiorentina c'è il Cagliari, che non sta assolutamente passando un buon momento, però poi c'è ancora l'Inter, e poi c'è il Monza, che è una partita tosta, una squadra tosta il Monza, e poi nuovamente il Napoli. Quindi arriveremo noi all'8 di dicembre, il giorno dell'Immacolata, dove avremo secondo me già la panoramica giusta per la Juve. Per questo io continuo a battere su questi tasti, per questo che io continuo a sottolineare questa cosa. Il rendimento è molto buono. Il rendimento è molto buono, la Juventus è esattamente nel punto in cui doveva essere, perché la Juventus deve rimanere lì, attaccata alle altre. La Juventus ha meno 4 al primo posto e la prossima partita è uno scontro diretto con la squadra che occupa quella posizione. Quindi assolutamente bene, benissimo, è quello che dobbiamo fare in questa stagione. Però per riuscire poi a portarsi a casa quelle partite più complicate, perché adesso iniziano quelle toste, fino adesso di squadre davvero grandi non abbiamo affrontate così tante. C'è stata l'Atalanta, c'è stata la Lazio, sono squadre che comunque sulla carta partono dietro la Juventus nella griglia di partenza, nella griglia finale, no? Dovrebbero partire dietro. Quindi adesso iniziamo invece ad affrontare il Milan, che è prima, poi avremo l'Inter, che è la più forte, poi avremo il Napoli, che sono i campioni, abbiamo la Fiorentina, che è la sorpresa, e adesso bisogna dare quel qualcosina in più,
che sia dal punto di vista tattico, che sia dal punto di vista tecnico, che sia dal punto di vista mentale, quindi dell'atteggiamento, ma ora dobbiamo dare quel qualcosina in più. Concludo dicendo che quest'anno siamo a 17 punti con 14 gol fatti e 6 subiti. Lo scorso anno, dopo 8 giornate, eravamo a 13 punti, quindi quest'anno abbiamo ben 4 punti in più, ma avevamo fatto 12 gol e subiti 5. Quindi quest'anno abbiamo addirittura preso un gol in più dell'anno scorso dopo 8 giornate e abbiamo segnato 2 gol in meno. Questo credo che sia segno di una Juventus che ancora non ha fatto quello step, quel passo in avanti decisivo per uscire da questo momento difficile e complicato dal punto di vista di quello che accade in campo. Poi è ovvio che una partita che magari vince 3-0 col Sassuolo l'anno scorso in casa all'esordio, e non lo so, la partita che vinci con il Lecce quest'anno per 1-0, hai fatto 2 gol in più, ma i punti sono sempre gli stessi, quindi magari quest'anno stai cercando di massimizzare quelle che sono le vittorie, non roba troppo rotonda, roba un po' più concentrata, potrebbe essere questa la lettura. Comunque la Juve è partita, l'inizio di campionato che ha fatto, secondo me è un buon inizio di campionato, non è ancora un inizio di campionato eccellente, perché purtroppo delle novità, delle innovazioni dal punto di vista organizzativo sono arrivate soltanto, secondo me, nei primi 45 minuti con l'Udinese e nella partita con la Lazio e nei primi minuti col Sassuolo. Poi si è andati un pochettino ad abbandonare questa roba dopo Reggio Emilia. Secondo me è stato evidente che la Juventus sia tornata un po' alla concezione del passato, e questa cosa mi spaventa. Questa cosa mi spaventa perché se l'anno scorso e l'anno prima, seguendo quell'indicazione lì, le cose non sono andate bene, quest'anno con una rosa diversa, secondo me nel complesso meno forte rispetto a quella dell'anno scorso, ma con più potenziale, non ha la possibilità di aggrapparsi a quelle robe lì e basta, avrebbe bisogno di qualcosa in più, anche perché ci sono dei giocatori che hanno bisogno, secondo me, di un modo diverso di approcciare la partita, ma proprio dal punto di vista mentale, dal punto di vista dell'atteggiamento. Io davvero credo che mai come quest'anno la parola atteggiamento sia la parola chiave. L'atteggiamento deve nascere dall'allenatore e deve essere dato, poi deve essere dimostrato dai giocatori in campo. Quindi questa è un po' la mia panoramica, la mia analisi di questa prima parte di stagione, prima parte di Serie A della Juventus. Molto bene per quelli che sono i risultati, preoccupazione per quello che sarà il futuro, perché ancora in campo non riesco a vedere quello step, quel passo in avanti necessario per raggiungere dei risultati ancora migliori, non solo sul lungo ma anche sull'immediato, proprio perché Milan e Fiorentina saranno match tosti. Voglio sapere anche un po' la vostra qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo domani per commentare tutto quello che accadrà stasera al Palo Alpitour.